Ma dunque io innanzitutto ti ringrazio Francesco perché nell'organizzare queste riunioni dai prova, come sempre, insomma, di cercare di fare un po' la sintesi, anche di fare da pungolo rispetto a quelle che sono le amministrazioni e gli enti. Il problema qual è? È buttarla in taciara, come si suol dire dalle nostre parti. Perché se qui si fa finta di non conoscere la legge, si fa finta di non capire poi chi va a manipolare determinati meccanismi, determinate organizzazioni che tra l'altro sono quelle che sono deputate anche, mi riferisco a quelle istituzionali, a dire la loro su quello che è il profilo della sanità, beh, allora mi sembra, naturalmente non mi rivolgo a te, ma mi rivolgo a qualcuno, insomma, che ho ascoltato prima, che sappiamo che continua a mettere avanti la militanza politica rispetto alla militanza del territorio, non si fa assolutamente il bene di questa provincia e non si fa il bene della nostra sanità. Io quando sono arrivato prima ti ho chiesto, scusa, ma quanti sindaci sono venuti? Perché mi avevi detto, insomma, che erano stati invitati tutti i sindaci della provincia di Frosinone. Io sono venuto, mi sembra che di sindaci non ne sto vedendo tantissimi, malgrado, insomma, io sia stato invitato all'interno di un'assemblea dove alcuni la pensano in un modo diametralmente opposto rispetto a quelle che possono essere delle mie impostazioni sul profilo della sanità. Però bisogna sempre confrontarsi perché in democrazia bisogna ascoltare prima quelli che non la pensano come te per fare una sintesi, per chi è in grado poi di fare la sintesi. No, la mia impostazione è hegeliana, quindi per quanto mi riguarda sono dell'avviso che da una contrapposizione tra tesi e antitesi poi la sintesi è sempre superiore, no? E quindi lo stesso Marx veniva dalla sinistra hegeliana, insomma ci sono persone, tra l'altro quello era un economista che ne sapeva molto di più rispetto a tanti economisti nostri moderni, no? Perché quando si parlava di economia nell'Ottocento forse si poteva insegnare a più di qualcuno del 2000 e del 2100 l'economia come poi doveva confrontarsi con quelli che sono i bisogni del quotidiano. Perché ho fatto l'esempio dei bisogni del quotidiano? Perché noi dobbiamo distinguere quello che è il profilo deontico, cioè ciò che deve essere, sul quale credo che difficilmente possiamo essere in disaccordo, da quello che si può fare, che è un altro paio di maniche, soprattutto con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Mi veniva in mente, mentre tu parlavi prima, quella che è stata la vicenda di Lotito, degli ultimi giorni, perché magari con questi paralleli è più semplice arrivare anche ad esaminare la materia che ci riguarda. Ci siamo scagliati tutti contro Lotito per essersela presa, con una squadra locale, che può sembrare locale ma locale non lo è, Frosinone, il Carpi, eccetera, perché Lotito in quella telefonata che cosa ha fatto? Ha detto ma fate il possibile perché il Frosinone, il Carpi e il Latina non vadano in Serie A. Ecco, anche in quel caso, caro Francesco, io sono tra i primi che si sono scagliati contro Lotito. Noi non siamo stati in grado di distinguere il dito dalla luna, perché anziché soltanto dire ma caro Lotito come ti permetti di dire queste corbellerie, probabilmente ti puoi prendere anche un esposto, non solo a livello di procura federale ma di procura ordinaria perché hai cercato di incidere su una competizione sportiva regolare, per quale motivo un presidente di una squadra di calcio si rivolge al presidente della Lega per propinargli un qualche cosa che significa incidi tu direttamente sull'esito delle competizioni sportive. Ma quant'è la stampa che a livello nazionale, Francesco, si è posta il dubbio, ma allora è possibile incidere sulle competizioni sportive? Cioè se uno ti fa una telefonata perché tu incida, perché tu possa incidere, significa che allora non è tutt'oro quello che luccica, cioè significa che la domenica noi andiamo a pagare il biglietto per andare alla partita e probabilmente si sa già la partita com'è che va a finire. Perché questo parallelo è importante? Perché qua io non vedo consiglieri regionali, cioè qua io non vedo Non li abbiamo coloro, infilati. scusami, non li vedo non a livello fisico ma a livello metaforico, non mi sembra che la politica regionale nel corso degli ultimi mesi o nel corso degli ultimi anni si sia distinta se non per dire ammazziamo questo manager o quell'altro. Non mi sembra che ci sia stata una politica regionale, sinistra, destra e centro, di tutti quanti, ma se governano però alcuni e dovrebbero essere quelli che hanno pure le chiavi della macchina, no? Perché non è che si può dire, ah, ce la prendiamo col meccanico, se stai tu dentro la macchina, se sei tu che hai il manubrio e il volante a disposizione, io immagino che sia tu e non il meccanico a decidere qual è la strada che devi prendere. Non mi sembra che ci siano stati i politici a livello regionale e anche delle nostre parti, soprattutto quelli che guidano la macchina, che
che siano andati al commissario regionale, anzi al commissario di governo sulla sanità, quando è stato emanato il DCA 368, e credo che sappiate tutti di che cosa stiamo parlando, a dirgli scusami, ma ancora una volta tu qua non hai previsto il DEA di secondo livello per quanto riguarda la provincia di Frosinone? Quindi ancora una volta ci siamo messi a discutere di quello che era il profilo del problema di valle e non il problema di monte, perché non c'è stato nessuno che a livello regionale ha detto perfetto, allora se non c'è una previsione chiara sul DEA di secondo livello io mi dimetto come parlamentare regionale o come parlamentare eletto dal territorio per quanto riguarda la Camera e il Senato. Ci siamo messi a discutere di quello che era il profilo relativo a manager sì e manager no. Ma io non entro all'interno di quelle che sono le beghe di persone che devono fare il meccanico o il conducente dell'autovettura soltanto per sostituire chi deve fare il conducente dell'autovettura, e poi il percorso è già disegnato, l'esito della gara già la si conosce prima, perché si sa già coloro che possono partecipare e coloro che non possono partecipare, e tra coloro che sono stati esclusi sicuramente c'era la provincia di Frosinone. Francesco, tu sai bene che la qualità della vita a livello regionale, lasciamo perdere le materie di competenza dello Stato come la giustizia, si misura su tre indici fondamentali che sono la scuola, la sanità e i trasporti. Tu mi dici su scuola, sanità e trasporti a livello regionale nel corso degli ultimi 2 anni, 5 anni, nel corso degli ultimi 10 anni o 15 anni a questa provincia chi ci ha potuto guardare, cioè che cosa è arrivato? Vogliamo parlare di trasporto? La scorsa settimana abbiamo fatto un convegno che era un seminario, anche quello deve essere un seminario di confronto, per parlare di trasporto veloce, perché i nostri giovani debbano avere le stesse possibilità di chi sta su Roma per andare a studiare, no? Perché una volta uno se lo poteva permettere, forse nemmeno troppi, di mandare i figli a studiare su Roma, oggi è sostanzialmente impossibile, e quindi la cultura sta diventando a livello brasiliano per chi ha la possibilità di far fare un percorso universitario ai figli, e chi questa possibilità non ce l'ha, perché naturalmente l'appartamento a Roma costa, no? Per parlare anche di altre opportunità che l'area metropolitana può dare e non può dare. A quel convegno che è stato organizzato da Federlazio, se non erro, sono andato anch'io a portare quello che era non solo il saluto ma il progetto, e a ribadire come in quel caso non è che servono milioni di euro di investimenti come qualcuno ci vuole far credere, basta cambiare il contratto di servizio regionale. Il contratto di servizio regionale che lega la Regione Lazio alle FS, se tu lo vuoi cambiare lo cambi, se non lo vuoi cambiare non lo cambi, certo che devi fare delle scelte. Che cosa prevede quel contratto? Che oggi i treni che da Colleferro e Valmontone entrano su Roma passando per la linea Cassino-Frosinone purtroppo non abbiano la precedenza rispetto a quelli che provengono dalla bassa provincia romana, per cui se provieni dai Castelli o se provieni da Velletri entri subito direttamente e stai a Roma in 20 minuti, significa che i tuoi figli possono utilizzare appieno tutto quello che è il profilo dell'area metropolitana romana, i nostri figli no, perché a 1:40 naturalmente preferiscono prendere l'auto, ma oggi l'auto non si può prendere, allora si devono rivolgere da un'altra parte. Ebbene, a quel convegno, quando qualcuno, il presidente Federlazio, ha fatto rilevare all'assessore dei trasporti, ma guardi che qua c'è una promessa, caro assessore, che è stata fatta da parte del presidente della regione Lazio, di istituire questi treni veloci di cui parla anche il sindaco di Frosinone, entro breve tempo, e quindi di riformare il contratto di servizio per arrivare da Frosinone a Roma in 40 minuti, lei che cosa dice? E l'assessore regionale ha detto lì, e più di qualcuno di voi che vedo qua in sala era pure presente, che non ne sapeva nulla, e che forse il presidente della giunta regionale se n'era scordato. Cioè, quindi la sufficienza con la quale noi veniamo trattati è tale per cui anche ad un convegno non si premurano neppure di venire a verificare quello che hanno detto in altre sedi, e quando gli è stato messo il giornale in faccia davanti per dire guarda che questa è una dichiarazione ufficiale, beh, si è creato il panico. Trasporti equivale a sanità. Quando è uscito il DCA 368, ma voi mi dite chi è che aveva il potere di opporsi a quel DCA che non prevedeva il DEA di secondo livello qui in provincia di Frosinone? Chi è come parlamentare o consigliere regionale che si è andato ad opporre? Nessuno, caro Francesco. Quando tu parli dell'atto aziendale, certo, non è il migliore degli atti aziendali al mondo. Se l'avessimo fatto noi, stiamo sempre là, il problema delle competenze, l'avremmo fatto sicuramente in un altro modo. Ma la legge che cosa prevede? Che noi ci potevamo esprimere come parere consultivo, politico, certamente forte, e sono d'accordo, ma un parere meramente consultivo, significa che se anche l'avessimo bocciato noi come parere sarebbe andato lo stesso avanti. Allora abbiamo fatto quella che tu hai fatto spesso nella vita, che si chiama contrattazione, quella che si chiama contrattazione, scusate,
scusate però parliamo una alla volta perché a me la caciara non mi piace, purtroppo nella vita sono abituato a organizzare le cose, a organizzarle pure bene. Scusate, scusate, ma fare così significa non far parlare le persone, non è democrazia. Quindi dicevo, quando siamo andati poi a fare la contrattazione, io sono stato egoista, lo dico, rispetto agli altri sindaci, perché ho detto o ci sta il di secondo livello o non mi metto al tavolo. Sono stato egoista per il mio territorio, ma ho ritenuto che il mio territorio fosse il territorio non del comune semplice, ma di un comune capoluogo, dove alcuni servizi dovevano esserci. E dato che ancora una volta vi continuo a dire che anche in quel caso, purtroppo, le stesse associazioni, come le vostre, che sono associazioni che ci hanno sostenuto e che ci sono state d'aiuto perché ci hanno illuminato su aspetti che non conoscevamo, perché nessuno naturalmente può essere onnisciente, no? E nemmeno Socrate, anzi, lui almeno lo ammetteva di essere ignorante, altri esaltano la loro ignoranza e cercano di portarla avanti a valore addirittura assoluto. Ebbene, ci siamo dimenticati, io questo l'ho scoperto 2 giorni dopo, di trattare 2 materie che nessuno aveva rilevato fino a quel momento. Dermatologia è sparita dalla previsione a livello provinciale. Perché? Perché probabilmente, no, se tutti quanti ci fossimo messi a discutere con competenza di che cosa stavamo valutando, forse qualcuno avrebbe potuto suggerire al sindaco di Frosinone o agli altri sindaci, guardate che dermatologia è stata cancellata. Quindi adesso noi ci stiamo mettendo a fare una rincorsa su un atto che però non è diverso, e adesso arriviamo poi al discorso della sottoposizione o meno dell'atto alla seconda lettura. Sul comune capoluogo, parliamo del comune capoluogo perché purtroppo non vedo tanti sindaci del resto della provincia qua presenti a confrontarsi e a velenarsi anche di domenica mattina, sul comune capoluogo non c'è stata la previsione neppure di una UOS per quanto riguarda otorinolaringodoretria. Quindi se noi abbiamo di notte un problema di occlusione, e questi sono i problemi veri, non le porcate che spesso sento dire anche in termini politici, soprattutto in termini politici, se abbiamo un'ostruzione ad un minore dobbiamo correre sull'autostrada e andare a Cassino. E queste cose chi è che ce l'ha rilevata? Noi nessuno. Quindi quando si fanno le analisi o si fanno a 360 gradi è vere, o altrimenti si è consociativi rispetto a un certo modo di fare politica. Si fa favoreggiamento, che è una materia che spesso purtroppo porto avanti per quanto riguarda la mia professione ordinaria. Quindi ci sono 2 modi per far passare le vicende, no? Una è quella di opporsi, facendo finta di opporsi, e l'altra è quella invece di dire, ma dato che io non parlo di alcune questioni che posso nominare quel determinato atto, quelle questioni le salto a piè pari. E allora continuo sul profilo di quel benedetto atto aziendale. Non è che noi abbiamo bisogno che qualcuno ci svegli fino a prova contraria, perché non dormiamo per queste vicende, non ce l'ha prescritto il medico. Dato che io dico spesso ai nostri consiglieri comunali, ma non soltanto quelli del comune di Frosinone, anche agli altri, non ce l'ha prescritto il medico, allora è giusto anche che non dormiamo, ma non abbiamo bisogno di lezioni di diritto sanitario da parte di chi che sia, perché prima le cose si studiano, si sentono completamente, si analizzano e poi si ha rispetto pure di chi spesso toglie il tempo al lavoro, alla famiglia e anche alla saccoccia per portare avanti quelli che sono gli interessi collettivi, e che ogni tanto, Francesco, si potrebbe anche sentir dire grazie, non sono d'accordo ma grazie per quello che fai. Però tutto questo mi sembra che non faccia parte di un certo vocabolario e di un certo gergo da parte di chi che sia. E quindi dicevamo, il mio egoismo c'è stato, lo ammetto, e l'ho detto quel giorno nell'assemblea quando c'è stato, ho detto: caro manager, o lei si assume la responsabilità di inserire qui il DEA di secondo livello, che sappiamo tutti che non è previsto nel DCA 368, minando l'atto, perché quell'atto aziendale poteva essere bocciato, perché se nemmeno queste cose le conosciamo, facciamo finta di non conoscerle, ci stiamo veramente prendendo in giro. Nello stesso momento in cui è stata inserita quella previsione, quell'atto poteva essere bocciato a livello regionale, perché era una previsione che non c'era nel DCA 368. Quindi il mio atto politico amministrativo, no di sinistra, di destra e di centro, quello di chi sta sul capoluogo, di chi vive in questa provincia, non solo l'ho portato avanti, ma l'ho portato avanti con le estreme conseguenze, sapendo che l'inserimento e l'eventuale voto positivo sul DEA di secondo livello avrebbe potuto condizionare e inficiare completamente l'atto. Gli altri sindaci, quelli che rappresentano la maggioranza dell'assemblea, l'hanno votato a favore, perché hanno capito anche loro che naturalmente non inserire un DEA di secondo livello significava essere secondi o terzi rispetto a Latina. Latina mi va bene portare avanti le battaglie insieme, però qualcuno
intelligentemente di coloro che ho sentito intervenire prima di me, ha notato che Latina sta leggermente meglio rispetto a noi, perché a Latina, la classe politica di Latina, quando si è trattato all'epoca di essere consociativi, lo sono stati bene i consociativi, perché non si sono presi le attribuzioni dei manager, hanno detto prima ci prendiamo il dei di secondo livello e poi discutiamo del manager mio amico, non come è avvenuto da noi, prima discutiamo del manager mio amico nella segreteria di qualche partito, come stava avvenendo anche in questa provincia di recente, e poi andiamo a verificare quelli che sono i problemi del territorio. Non mi sono prestato a queste spartizioni delle vesti di Cesare, perché tutto si può dire, meno che il manager l'ha indicato il sindaco del comune capoluogo, il manager l'ha indicato una determinata parte politica che poi si è messa a litigare al proprio interno, perché diciamo queste cose, no, l'onestà intellettuale ci vuole, per vedere a quale delle due correnti spettasse questo manager. E io mi vado a ficcare in mezzo a queste vicendugole da quattro soldi? No, io ho detto manager, tu per me puoi essere di sinistra, destra e centro, io ti chiedo l'inserimento del DEA di secondo livello, lo fai, io farò il possibile perché l'atto passi, non lo fai, aiuto con quello che riguarda il comune capoluogo. Il manager l'ha fatto, io pensavo obiettivamente che venisse bocciato quell'atto aziendale, non è stato per nulla bocciato, amici miei, perché chi va a leggere quello che è stato scritto a livello di commissario regionale, pardon, di commissario di governo e di regione, legge che lì è stata chiesta una variazione semantica, perché di questo stiamo parlando, di 4 unità. Cioè non è che è stato ridisegnato, tant'è vero, Francesco, scusami, che se la regione e il commissario avessero detto l'atto è bocciato, l'avrebbero rinviato, no? Cioè avrebbero detto guardate l'atto è bocciato, quindi devi tu come manager riproporre un altro atto, e se non lo riproponi la procedura è viziata. Allora se voi mi dite riuniamo lo stesso la conferenza dei sindaci per parlare di sanità e per fare lo stato dell'arte, ecco come quella mail che vedevo prima di chi si è rivolto al reparto di cardiologia e ha visto il padre che rimaneva lì fuori per 10 ore, sono d'accordo, perché sono queste le analisi che vanno fatte, ma smettiamola di fare i giacobini di turno, perché altrimenti qualcuno ci rimette la testa, ma sono tanti, perché mentre in quell'epoca ci rimisero la testa moglie e marito, no? In questo caso la testa ce la rimettono migliaia e migliaia di persone, perché non siamo in grado poi di spenderci per una battaglia vera e genuina. Cioè se noi non riusciamo a distinguere quali sono le cose sulle quali possiamo incidere e le altre sulle quali non possiamo incidere noi, ma possiamo far sì che altri incidano, allora rischiamo di non portare avanti una battaglia credibile, e rischiamo che la gente alla fine dice sì ma tanto state a parlare sempre solo di chiacchiere, tanto i contenuti non ci stanno, perché avete sbagliato spesso anche l'obiettivo, avete sbagliato spesso anche la direzione. Allora se c'è da fare una riunione, 100 di riunioni dell'assemblea dei sindaci per analizzare, perché i sindaci possono anche analizzare qual è lo stato dell'arte, verificare come vanno le cose, ma che adesso qualcuno mi voglia dire che noi ci possiamo convocare per bocciare un atto quando l'atto non ci viene riproposto, spiegatemi se è il diritto del Burundi questo. Cioè purtroppo le procedure non è che le disegna l'avvocato Ottaviani, le procedure sono disegnate da alcune leggi, e la legge lì dice che l'atto va proposto da parte del manager, e se nessuno dice al manager dalla regione o dal ministero devi riproporre l'atto perché è bocciato, io non posso riproporre niente. Se poi vogliamo continuare a fare come dicevo prima i giacobini, lo possiamo pure fare, però l'importante è che sappiamo, allora diventa una battaglia politica di partito e non è una battaglia per il territorio. Poi le battaglie sono sempre legittime, ci mancherebbe altro, però l'importante è che non illudiamo la gente su quello che stiamo facendo. Quindi io, sai che ti conosco da una vita, Francesco, conosco molti di voi, so che alcuni sono disposti a sacrificare tempo, hobby, sport per chi ce l'ha, grazie a loro eccetera, per le battaglie vere. Non vanifichiamo la genuinità delle battaglie altrui, perché poi quando serve da fare una sintesi anche di popolo, altrimenti rischiamo di non farla. Allora individuiamo degli obiettivi. Mi va bene, Francesco, e tu sai bene che 100 volte l'ho detto, andiamo a Roma a protestare, facciamo tutto quello che si deve fare, il sindaco di Frosinone con certezza viene. Ma voglio farti un ragionamento al contrario. A me non sarebbe stato più semplice, come impostazione politica, se ne vogliamo parlare, dire fa tutto schifo, bruciamoli, prendiamo le Molotov, come qualcuno magari a Roma stava facendo ieri, tanto qual è il problema? Tanto quel mondo non mi rappresenta, e no,
E no, Francesco, sai qual è il problema? Che se avessi fatto in quel modo, io avrei tagliato il ramo dove stiamo seduti tutti quanti noi. Allora, va riformata la sanità, va reimpostato soprattutto quello che è un profilo importante, amici miei, che è quello del rapporto tra noi e Roma, perché torniamo al discorso della scuola, trasporti e sanità. Noi veniamo saltati sistematicamente a pie pari. Ma il problema qual è? Se la nostra classe dirigente, a livello regionale, a livello nazionale, e le segreterie dei partiti, anche a livello locale, sponsorizzano quel modo di fare, ma di che cosa stiamo parlando? Questa è come la differenza, Francesco, e vado a concludere così non annoio più nessuno, no? Quando vennero all'epoca degli amici, 15 anni fa, e mi dissero: senti, loro sono di Siena, abbiamo la possibilità di andare a fare il palio a Siena, se vuoi i biglietti costano 100 euro. Scusami, come funziona andare a fare il palio a Siena? Eh sì, perché se andiamo a fare il palio a Siena abbiamo trovato i posti sulla balconata a 100 euro, normalmente si trovano a 300 euro. E poi ragionammo meglio e capimmo una cosa molto importante, che per il senese fare il palio significa essere presenti là sulla piazza. E però, scusate, guardiamo la cosa dall'esterno, per me fare il palio sono quei 22-21 che corrono, gli altri pagano per far correre gli altri. E allora dissi: figlio mio, io 100 euro per far correre gli altri non li spendo, perché il palio voi in 100.000 siete convinti che lo state facendo, lo fanno solo quei 22 che spesso si mettono pure d'accordo, e questo è il problema di fondo. Allora, se ci sta da fare il palio, anche se io non so cavalcare, mi metto pure contro il cavallo, ma non faccio utilizzare la coscienza della gente per bene, che ancora crede alle battaglie di popolo, per degli interessi che sono non di partito ma addirittura di piccole frange e di piccole sezioni di partito. Quindi la mia disponibilità, come quella degli altri sindaci che sposano queste battaglie, ci sarà sempre, ma non voglio farmi né strumentalizzare io e né strumentalizzare coloro che ancora credono che la democrazia possa essere non solo partecipata ma anche di incidenza. Grazie Francesco. Allora, l'intervento del sindaco si pone la necessità di replicare e di chiarire, perché lui che dice sempre che bisogna ripartire dalla cultura, noi pensiamo che un elemento essenziale della cultura e della politica è anche un confronto serio, approfondito, vero, in cui ognuno possa esprimere liberamente le proprie posizioni, ma anche un elemento essenziale della cultura e della politica, poi raggiungere delle conclusioni. E allora noi vogliamo dire al sindaco che non c'è da dire grazie a qualcuno. Secondo una propria convinzione personale, non è da dire grazie a un sindaco o a un consigliere comunale perché assolva un proprio ruolo, e lo assolva secondo un impegno preso con gli elettori, perché è l'elemento essenziale della democrazia, e non vogliamo nemmeno essere ringraziati noi come comitati e come associazioni e come cittadini, che da mesi e da anni siamo sulla piazza per difendere un'organizzazione sanitaria e anche il futuro del capoluogo e di questa provincia. E i confronti non li facciamo perché vogliamo bruciare qualcuno, ma perché c'è la necessità che ci sia uniformità di obiettivi, di iniziative, di impegno per raggiungere i risultati. E purtroppo noi i risultati in questo capoluogo e in questa provincia ancora non li abbiamo raggiunti. E vorrei anche dire che io sono d'accordo con il sindaco quando fa la denuncia dell'assenza di un ruolo dei consiglieri regionali e dei parlamentari, che da anni non difendono più questa provincia ma pensano ai loro interessi, alla loro carriera, a
consolidare il loro ruolo personale di consigliere o di assessore regionale o di dirigente di questo o di quel partito. Ma noi questo lo sapevamo ampiamente, ecco perché ci siamo mobilitati, abbiamo studiato il 368, abbiamo analizzato la situazione della provincia, abbiamo fatto delle proposte e volevamo conseguire anche risultati diversi da quelli che sono stati diversi rispetto alla situazione che noi conosciamo. E perché è stato un errore votare l'atto aziendale? Perché quell'atto aziendale non modifica niente. Noi dovevamo bocciarlo ed eravamo per bocciarlo, perché si potesse aprire, dal momento che bocciarlo rappresentava un grande fatto politico, andare a trattare concretamente diversi obiettivi e diversa organizzazione della sanità giogiara con il presidente Zingaretti. Aver approvato l'atto aziendale ci ha impedito questo e le conseguenze sono terribili, perché, caro sindaco, l'ospedale di Frosinone si avvia ad essere poco più di una casa della salute. La ematologia, che era un fiore all'occhiello, è stata declassificata da unità operativa complessa a unità operativa semplice. Non ci sono più reparti importanti come c'erano prima, non è stato modificato niente, è tutto in peggio, e questo peggio si realizza in assenza dell'approvazione anche di quell'atto aziendale che è stato votato, e nessuno alza un dito. Noi vogliamo cioè un ruolo diverso. Noi pensiamo che i sindaci, i consigli comunali sulle questioni della sanità, sui servizi territoriali facciano sentire la loro voce, vadano a verificare come stanno le cose e si pronuncino, e quindi facciano con le associazioni e con i comitati dei percorsi comuni per conseguire obiettivi comuni. E non è certamente un elemento di democrazia venire a conoscere che l'atto aziendale è stato osservato, si conosce da pubblicazioni dei giornali. Nessuno ha le tre paginette di osservazione, non le hanno nemmeno i consiglieri regionali. Noi ci siamo interessati verso il gruppo misto, verso i 5 Stelle, verso altri. Queste tre paginette sono sconosciute. E caro sindaco, se vuoi la mia opinione, il sindaco che è presidente della conferenza dei sindaci ha il diritto di avere le tre paginette di osservazione. Se poi si deve ritornare o non si deve ritornare nella conferenza dei sindaci, che è sempre opportuno tornarci per discutere lo stato dell'arte, per sapere se siamo andati indietro o se si marcia anche verso quegli obiettivi che sono stati inseriti nell'atto aziendale, vale la pena di farlo, ma come elemento di democrazia, come diritto del sindaco, come diritto della conferenza, come diritto di informazione delle associazioni. C'è qui, e ti prego di leggerla perché io ho gli occhiali, questo solo evidenziato, la legge sulla trasparenza dice che tutto deve essere portato
a conoscenza del cittadino e delle associazioni e dei comitati, è il primo articolo perché si possa verificare la congruità della spesa e la sua finalizzazione agli interessi di una comunità. Noi non conosciamo niente e non conosciamo non solo dell'ASL ma anche di altre cose. Ecco, io credo che bisogna cercare non di fare una guerra insensata, una contrapposizione insensata, ma di andare prendendo spunto dalle cose che abbiamo fatto oggi e che io ho apprezzo molto e ringrazio ancora una volta gli artisti, 31 artisti che ci hanno dato un contributo. E da ieri stiamo battagliando non per divertimento ma con impegno, con sacrificio, anche rimettendoci i soldi sulla Valle del Sacco, sulle polveri sottili di questa città. E ci hanno detto che le polveri sottili, essendo questa città la più inquinata d'Italia, accorcia già la vita di 2 anni di ogni cittadino del capoluogo. E io credo che sia opportuno, incontrarci noi per aggredire anche chi non ha il, chi ha il compito di svolgere un determinato ruolo e non lo fa, e per cercare di disegnare un comportamento, una strategia che va alla eliminazione delle polvere sottili. Quindi noi ci sacrifichiamo e molto, pur avendo un bilancio familiare povero che ci fa più poveri, e vorremmo essere gratificati da una rispondenza istituzionale dei consigli, dei consiglieri, dei sindaci che... Consiglieri regionali ho dato per scontato. Sono nostri amici. Tutti i consiglieri regionali, poi parlamentari, noi li abbiamo incontrati, li abbiamo fustigati, li abbiamo aggrediti, non gli diciamo una parola di bene perché non se la meritano, e lo diciamo pubblicamente assumendoci le nostre responsabilità. È proprio perché c'è questo fatto che non riusciamo a rimuovere che abbiamo difficoltà a invertire una tendenza, e allora vorremmo che i sindaci e i consigli comunali ci fossero più vicini come alleati e non come avversari per superare la difficoltà che noi abbiamo e che tu hai enunciato molto bene, e che può essere un elemento di successo non solo per quanto riguarda la sanità ma per quanto riguarda anche le altre problematiche che tu hai esposto, quella del movimento e quindi dei trasporti. Io sento sta storiella da 60 anni che ancora non è stata realizzata, il raccordo veloce da Frosinone e Roma. Facciamo una battaglia comune, partiamo dalla sanità ma affrontiamo anche tutti questi problemi, e insieme alla sanità mettiamoci quello prioritario che è il lavoro, e forse con un'azione comune riusciamo anche a fare qualcosa di buono per questa provincia. Io vi ringrazio e ancora una volta ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a dar vita a questi 2 giorni di dibattito delle associazioni aderenti al coordinamento provinciale della sanità. No, 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 no,
vogliamo il sito insieme a noi. Non lo sapevo, queste cose le capiamo aziendale. Noi certe cose per la denunziamo. Però devo un'altra cosa, la posizione non ci sta mai nel gioco e non l'abbiamo capito questo, l'abbiamo interpretata questa, perché per te era più facile cercare di dire giornale, l'abbiamo valutato, abbiamo capito, però la cosa che non si possiamo fare è quella disponibilità, però disponibilità non potremmo mai se tu non dici ok, sto questa significa lì, tu dici dove sei istituzionale e dove sei battagliere, non ci danno nemmeno i bilanci, e te lo stanno dicendo, perché il comitato, chi è il comitato di Cinque? Chi è il comitato di Cinque? Perché non sapeva? Lo sapete che siete fallimentari su questo? No, non te lo vuoi sentire dire, te lo dobbiamo dire in faccia pubblicamente. I Cinque sono come i romani. Ma questo ti fa onore, allora lo capisci.